Bentornati ragazzi, sono Salator52 e oggi continuiamo la nostra avventura in quel di Hoenn. Come potete vedere, questo è il primo episodio dove non iniziamo in un centro Pokémon e lo scorso è stato dove non abbiamo finito in un centro Pokémon, proprio perché ho dovuto tagliare il primo percorso, cioè almeno la prima parte del percorso, e attaccarla al video che avevo già registrato. E infatti in questo momento sono sempre in sala del futuro che vi sta dicendo in questo momento che le prime lotte, cioè quelle con tutti gli allenatori che state vedendo in quest'erba, sono state tagliate perché sono tutti i Pokémon che abbiamo già visto, proprio come vi ho detto mentre stavo registrando la prima parte di questo percorso, ma la parte finale del video scorso. In realtà, come magari potreste esservi accorti, a parte i due giorni di pausa, però l'ultimo video di Pokémon che avete visto durava 33 minuti e io avevo aggiunto 12 minuti ai 21 che era durato. Questo qua invece sono 24, però con i 12 minuti arrivava a 38. Leggiamo Tropius. Pokémon frutto. I bambini dei tropici meridionali fanno merenda con i frutti che crescono a grappoli attorno al collo di Tropius. Questo Pokémon vola agitando le foglie sulla schiena come se fossero ali. Comunque sono qui giusto per dirvi appunto che dividere l'episodio era giusto, alla fine decido io, visto che mi sembrava brutto, tra virgolette, avere un video corto di 21 minuti e averne uno troppo lungo che arrivava a 38, raggiungeva quasi 40, quindi... E dividerli, anche se non sembra chissà che divisione, però aver messo quei 12 minuti, averlo fatto di 33 lo scorso e questo di 24, almeno la divisione non è chissà quanto pari, però dovevo per forza lasciare tutto il percorso, non potevo tagliare quello di prima a metà, e quindi va benissimo così. Ora state vedendo una lotta con Volbeat, ma in realtà non più per Volbeat ma per il Pokémon che c'è dopo, perché giustamente se c'è Volbeat c'è anche Illumise, e Illumise non l'abbiamo visto perché si trova sul Rubino, quindi questa lotta l'ho voluta lasciare perché i Pokémon sono nuovi e come avevo detto nello scorso video di Pokémon, però non del canale, in quest'erba tutti gli allenatori hanno dei Pokémon coleottero e quindi infatti sono tornati ad esempio Wurmple, Ninkada, che abbiamo visti nei primissimi percorsi. E quanto è vero che l'abbiamo visti poco, perché sono stati solamente i primi episodi, poi ce ne sono stati altri nel mezzo, diciamo che li conosciamo, cioè ormai li abbiamo imparati. Comunque io vi saluto, vi lascio al Salaterv del passato che stava registrando il video in questo momento, forse era arrivato a 20 minuti di video, no in realtà no dai, perché se sono 12, ma in realtà coi tagli forse sì, però facciamo finta che non ci sono stati tagli e quindi con i 12 minuti del percorso scorso e coi 3 che sono passati adesso possiamo dire che è un quarto d'ora, quindi quasi 20 minuti. Comunque vi lascio a Salaterv del passato che vi dice le curiosità o comunque le informazioni di Tropius che abbiamo visto per la prima volta. Ok, tutti gli allenatori finiti, Illumise era la prima volta che la vedevamo perché è sempre solo femmina, come vi ricordavo, e abbiamo catturato Tropius, quindi ve ne parlo. Tropius è un Pokémon di tipo erba volante. Non si evolve, non è un'evoluzione, è stato introdotto qui in terza gen, io ovviamente l'ho conosciuto in diamante perché in quarta gen è presente, tra l'altro era anche un bellissimo Pokémon e aveva uno sprite fantastico, quando lo vedevo dicevo oh, però bellissimo questo Pokémon. Non è che adesso sia peggiorato, infatti rimane sempre uno dei Pokémon che mi piace particolarmente più rispetto ad altri, ad esempio Machop. La combinazione di tipi erba volante per un Pokémon come Tropius non è chissà quanto fantastica, perché erba volante espone ad un sacco di debolezze, 5 di preciso e una per 4, che è il ghiaccio, perché è super efficace sia sul volante che sull'erba, e Feebas lo stiamo vedendo per la prima volta. Ok, beh, ve ne parlo dopo Tropius di Feebas. Comunque il fatto che vola Tropius e fa ridere che utilizzi quelle ali perché sono fatte di foglie, cioè il Pokédex ha detto che sembrano, ma in realtà sono proprio ali, solo che sono ali a forma di foglia. Tropius, come
si può anche leggere dal Pokédex, è alto 2 metri, quindi particolarmente alto, e pesa 100 kg. È una curiosità che ha la stessa altezza e lo stesso peso di Venusaur, solo che Tropius, essendo volante, può tranquillamente alzarsi in volo, e quelle ali fatte di foglie, ricordiamolo, che non sono, immagino, chissà quanto possenti, possono tranquillamente alzare 100 kg di Pokémon. E quindi ciò significa che se quelle ali vengono applicate su Venusaur, potrebbe tranquillamente volare anche Venusaur. L'altra curiosità invece è, come sapete, nel mondo Pokémon ormai facciamo da tanto tempo, però da quando l'ho scoperto io era la sesta gen, ma con Rubino, Omega e Zaffiro Alpha, ci sono stati degli eventi dove scambiavano dei Pokémon tramite internet con il dono segreto. Praticamente voi accedete al dono segreto, fate ricevi dono tramite internet, e o mettendo una password anche, però ricevendolo tramite internet arrivava un Pokémon che era spesso un Pokémon del mese, che era misterioso, e ciò vi serviva per completare il Pokédex al 100%, che è quello che ho fatto io per Rubino Omega. Preso ad esempio Meloetta, Victini, questi sono Pokémon di quinta generazione, però magari altri misteriosi come Darkrai, che non si potevano catturare in gioco. Comunque, questi Pokémon sono tutti quanti scambiati dentro una Pregio Ball. La Pregio Ball è quella della Game Freak, che non si può trovare in gioco, non la potete comprare da nessuna parte. Voi avrete questi Pokémon con la Pregio Ball solo se sono stati scambiati dalla Game Freak, e il primo Pokémon ad essere scambiato dentro una Pregio Ball è stato Tropius. Adesso tocca al pesciolino che abbiamo visto prima, Feebas, che è un Pokémon di tipo acqua, si evolve in Milotic rimanendo solo acqua, e già si evolve è un eufemismo, perché chissà come si evolve, ovviamente ve lo spiego adesso, ma prima vi dico che Feebas non è il più raro, ma è uno dei Pokémon più rari dalla terza gen in poi, perché lo hanno aggiunto nell'acqua pescando solamente in determinati punti. Voi ad esempio, non adesso perché non l'abbiamo ancora visto, no in realtà sì, nell'acqua del pescatore dove lui stava pescando aveva Feebas, ciò significa che in quell'acqua si può trovare, solo che ci sono delle mattonelle specifiche dove potrete trovare Feebas, non si può trovare in ogni zona d'acqua. Noi ci spostiamo in avanti, indietro, a destra, a sinistra, e sono, diciamo, dei quadrati dove ci spostiamo, e nell'acqua dobbiamo pescare in ogni quadrato per forse trovare Feebas, perché poi la percentuale che esce dovrebbe rimanere sempre 1%, quindi non è nemmeno sicuro che esce, quindi dovreste stare a pescare tot tempo in ogni quadratino d'acqua per riuscire a trovare Feebas. Questo accade anche nell'acqua dove in questo momento ad esempio abbiamo attraversato il ponte, oppure di sopra la cascata, che è sempre l'acqua. Voi dovreste cercare di pescare in ogni quadrato e vabbè, no, non lo fate. Anzi, se, visto che ormai internet è esploso, esiste, se volete trovare Feebas, scrivete quali mattonelle, in quali mattonelle si trova su Google, magari in Rubino e Zaffiro, così lo troverete sicuro molto più facilmente. Diciamo che è la stessa cosa che ho fatto io per trovarlo nei remake di quarta generazione, per completare il Pokédex, perché sennò non avrei potuto continuare la storia, visto che si deve completare per forza. Comunque, continuando, in quarta generazione Feebas esiste e si trova, come vi ho detto, nei remake c'è, ma anche nei giochi originali, diciamo così, ed è lo stesso concetto, si trova solamente nel Monte Corona, però ci sono delle mattonelle specifiche, ma questa volta non sono fisse, cambiano di volta in volta che voi accendete il gioco. O non ricordo se è così, oppure di volta in volta che passano i giorni. Ad esempio, un giorno
si può trovare in una mattonella, nell'altro giorno se ne può trovare in un'altra. No, penso che sia a giorni, sì, a giorni, perché questa cosa è su diamante lucente e perla splendente, quindi l'avranno lasciata uguale a come era in diamante e perla. Vi dico la verità, in quinta generazione non ricordo di aver mai catturato Phoebus, quindi non ho idea nemmeno di dove si trovi. Potrei tranquillamente andare a vedere, però non fa niente. In sesta generazione, ma vi parlo di Rubino Omega e Zaffiro Alfa, visto che sono i remake di Rubino e Zaffiro, avrebbero potuto lasciarlo uguale, quindi in mattonelle specifiche. Invece no, ricordo che per trovare Phoebus dovevate tranquillamente mettervi sotto un ponte, pescare e ovviamente con la percentuale di 1% avreste trovato Phoebus, però era molto più facile rispetto al mettervi in ogni punto della mappa dell'acqua e pescare finché non avreste trovato Phoebus. Infatti lo trovai non subitissimo perché la percentuale è sempre 1, però almeno sapevo che si trovava là. In settima gen ricordo che si trova nel sito dove si va ad affrontare Araquanid, quindi forse nella seconda isola, mentre in ottava generazione si trova praticamente a inizio gioco, solo che potrete andarci solamente dopo aver ricevuto la BC Rotom. Si trova nell'acqua a sinistra del laboratorio della professoressa, di cui non ricordo il nome, anche perché Spada l'ho giocato relativamente poco. Comunque, continuando ancora con le curiosità di Phoebus, qui in terza generazione, parlavamo di evoluzione prima, si evolve se portate la sua bellezza al massimo. Se la sua bellezza è al massimo e sale di un livello, si evolverà in Milotic. Non ricordo se c'è anche già l'altro metodo evolutivo, però in quarta gen sicuro. In quarta gen, visto che c'erano ancora le gare, lasciarono questo fatto della bellezza al massimo e quindi sì, portate la bellezza al massimo anche in quarta gen e Phoebus si evolverà in Milotic. Ma in quarta gen c'è uno strumento in più che si chiama Squamabella, che se voi la mettete a Phoebus e lo scambiate, dopo lo scambio Phoebus si evolverà in Milotic. In quinta gen, come ho detto prima, non ricordo assolutamente se c'era la possibilità di portare la bellezza al massimo. Quindi immagino che potesse evolversi, però vi dico che non lo so, quindi lasciamo perdere la quinta generazione. In sesta invece, in Rubino Omega Zaffiro Alpha, nei remake di terza, c'era la possibilità di portare la bellezza al massimo, ma Phoebus non si sarebbe voluto. Perché l'hanno cambiata questa cosa, non so il motivo in realtà, però hanno lasciato che Phoebus può solamente evolversi se scambiato con una Squamabella. Curiosità di Milotic invece, la più comune ovviamente è che la controparte di Gyarados come Phoebus è quella di Magikarp, perché i due Pokémon sono sempre visti in conflitto e ogni volta che c'è stato magari un Gyarados che ha distrutto qualcosa è apparso un Milotic per calmare le acque, diciamo così. Non è solo questa la similitudine, ma anche il fatto che il loro punteggio di statistiche base totale è 560 a pari merito. Ovviamente cambiano quelli di attacco e attacco speciale perché Gyarados è fisico mentre Milotic è speciale e quella di difesa speciale se non vado errato perché dovrebbe Milotic essere molto più difensore speciale rispetto a Gyarados. Con i giochi di quarta generazione dei remake di seconda, quindi Ergord e SoulSilver, non c'era delle gare, ovviamente non ad esempio la gara Pigliamoschi oppure il Poké-Athlon, però delle gare come qui in terza generazione perché giustamente sono state aggiunte dopo e quindi essendo dei remake non le hanno messe e quindi non si poteva far aumentare la bellezza del Pokémon per farlo evolvere, ma non ricordo quale città, forse Fiordoropoli, ma non ricordo con precisione. Comunque c'erano i fratelli capelli che vi aiutavano a far diventare più bello il vostro Pokémon. E poi c'era anche Margi, se ricordo bene, si chiamasse così, che faceva aumentare non solo l'affetto del Pokémon, ma anche la bellezza. Facendo così avreste potuto far evolvere Phoebus in Milotic. L'ultimissima curiosità che appartiene a questa linea evolutiva
ovviamente di Milotic, e che è l'unico Pokémon di tutta la serie Pokémon ad avere possibilità multiple di evolvere dalla sua pre-evoluzione. Il motivo è semplice, ma ve l'ho detto prima, è perché in terza e in quarta gen avevate modo di far evolvere Feebas con la bellezza in Milotic, ma dalla quinta in poi hanno aggiunto la Squamabella. Oddio, non ricordo se in quarta già l'avevano aggiunta, penso di sì. Quindi dalla quarta hanno aggiunto anche la Squamabella per avere un modo in più di per farle evolvere, ma dalla quinta si è perso il modo della bellezza e quindi è l'unico modo adesso per far evolvere Feebas in Milotic. Molto probabilmente, se non avessi preso Mudkip come starter d'acqua, avrei scelto Milotic come Pokémon d'acqua da avere in squadra, perché se ci pensate i Pokémon d'acqua che ci sono nel gioco non sono tanto forti quanto belli. Sharpedo è vero, sì, è bello forte e anche d'aspetto è bello, ma non ha moltissime mosse buio che impara. Comunque, abbiamo battuto tutti gli allenatori, adesso dobbiamo battere lei. Intendi mischiarti negli affari del team Idro? Sei incosciente o solo incompetente? Mi sa che sei entrambe le cose. La tua innocenza mi indispone, ora ti faccio vedere io. Maleducata, perché non si è nemmeno presentata, ma ve la presento io. Lei è Ada, idrotenente. In realtà io ho sempre conosciuto il magma tenente, perché appunto ho giocato a Rubino, ma non ricordo il nome perché sono passati un po' d'anni dall'ultima volta che ho giocato la storia, non che ho giocato al gioco, però la storia sì, perché dopo che l'ho iniziato e l'ho finito al 100% completando anche il Pokédex nazionale con tutti e 720 Pokémon, ovviamente ho deciso di non riniziare da capo, anche perché se lo facessi adesso non avrei più possibilità di completare il Pokédex, a meno che non trovo un modo di avere tutti i Pokémon misteriosi che sono stati scambiati. Comunque, non è che avesse chissà quante possibilità di batterci con due Pokémon, anche se con Bullo mi ha dato fastidissimo. Ho saltato i dialoghi per sbaglio, vabbè. Ah, ci hai colto di sorpresa. Non abbiamo scelta, dobbiamo battere in ritirata. Ma ti prometto che non finisce qui. Vedrai chi è il team Idro. Abbiamo altri piani, non dimenticarlo mai. Come possiamo sdebitarci? Grazie a te siamo salvi. Magari è una strana ricompensa, ma ti prego di accettare questo Pokémon. Vabbè, allora. Ho fatto un taglio perché avevo la squadra piena. Ho posato ovviamente Zigzagoon per prendere Cast Form. È l'unico modo per avere Cast Form in questo gioco, perché ve lo regala lo scienziato. Cast Form è un Pokémon che cambia aspetto in base alla condizione che c'è, condizione meteorologica. Ad esempio, se piove, Cast Form cambia aspetto e diventa di tipo acqua. Se invece c'è il sole, quindi ad esempio giorno di sole è stato utilizzato, cambia aspetto e diventa di tipo fuoco, mentre se c'è la tempesta di sabbia diventa di tipo terra. E a questo punto, visto che posso, Linoone al posto di Zigzagoon. Sì, ma sì, poi quando ci serviranno gli insegnerò taglio, spaccaroccia, forza, surf forse la impara, però c'è la Marsh Stomp quindi non serve. Senza condizioni meteorologiche invece Cast Form è un Pokémon di tipo normale, inutile e basta. Ah, giustamente ho dimenticato di dirlo, se c'è la grandine Cast Form diventa di tipo ghiaccio. Comunque c'è questa cosa da fare. Marsic, dov'eri? Ti stavo cercando. Hai fatto dei miglioramenti? Fammi vedere, sono pronti i tuoi Pokémon? Sì che lo sono, vai! Sì, lotta contro Vera dopo aver battuto l'idrotenente Ada. E Cast Form in realtà ha così tante curiosità che penso di metterci sia alla fine di questo video che anche il prossimo. In questo momento io sto registrando da più di un'ora e non potrebbe non bastare l'ora per tutte le curiosità di Cast Form. Ve ne potrei già dire alcune adesso, però forse è meglio aspettare. A questo punto ci facciamo questa lotta in serena tranquillità e dobbiamo battere Vera. Partiamo con un brutto colpo inutile, ma almeno Namel l'abbiamo buttato giù. Era difficile la lotta perché siamo erba e Namel è ovviamente fuoco, però
considerando che noi siamo Brilum e con pugno rapido ce la siamo cavata bene. Comunque, Whelmer, Manectric in realtà già sta al 33, quindi era meglio appunto lasciare Brilum, per questo ho lasciato lui. E ottimo danno con Mega Assorbimento, metà vita. Adesso non mi confondere, ti prego. Ok, non mi ha confuso, bene. Adesso con Mega Assorbimento, quindi riprendo tutta la vita che mi ha tolto con Hydro Pulsar. E dovrei mandare giù anche questa Whelmer. E quindi dovrebbe mancare l'ultimo Pokémon. Ne ha sempre tre, ho visto male. Quindi c'è Grovyle e basta, o ne ha altri due. Grovyle, ok. Vabbè, a questo punto manderei Namel, anche se c'è sempre la pioggia, quindi Braciere non ha chissà quanta potenza. Però è l'unica mossa super efficace che abbiamo, perché il volante ad esempio ci manca, e anche il veleno. Quindi sì, proviamo a vedere quanto danno facciamo con Braciere. Magari peschiamo una bruciatura. Fendifoglia a livello 31 già tiene. È anche un ottimo danno quello che mi ha fatto. No, è troppo poco. Magari lo brucio? No, non l'ho bruciato. E poi non avrebbe senso prendere la bruciatura su un Pokémon mentre sta piovendo, perché se piove addosso al Pokémon la bruciatura si toglie. Quindi forse in realtà è contata questa cosa, e quindi non l'ho bruciato per questo, anche se non penso proprio. A questo punto, per non prendere danno gratis su qualcuno, avrei potuto mandare la Inun, ma a questo punto non fa niente. Poi l'esperienza Namel la prenderà in qualche altro modo. Volevo mandare Gardevoir, ma non volevo fargli prendere Fendifoglia in faccia, quindi... Siamo sopra di un livello, non ho idea della difesa speciale di Grovyle, ma penso che con Psichico almeno un buon 60% della vita che ha glielo togliamo. Ok, non l'ho shottato. Cioè, non ho shottato perché non era vita piena, ma l'ho battuto. Questa lotta comunque era importante, perché adesso ho di nuovo saltato dialoghi. Vabbè, fa niente. Vedo che non c'era proprio niente di cui preoccuparsi. Continua così. Eccoti un regalo. Come dicevo, appunto, ci dà l'MN02, che è volo. Anche se non abbiamo volante. Con volo il tuo Pokémon ti porterà in un attimo in qualsiasi città che hai già visitato. Per poter usare volo però devi avere la medaglia di Forestopoli. È importante non dimenticarlo. Per cambiare un po', usa volo per andare a casa da Albanova. Immagino che la tua madre sia in pensiero. Speriamo di rivederci un giorno. Allora, lo faremo sicuramente, ma adesso, in questo momento, sto passando in tutti i... cioè, nel percorso d'acqua. Abbiamo appena catturato Tentacool e ci leggiamo il Pokédex. E taglio perché sì. Pokémon Medusa. Tentacool assorbe la luce solare e la rifrange usando l'acqua che ha nel corpo per convertirla in raggi energetici. Successivamente mette questi raggi attraverso gli occhi cristallini. Adesso tocca a Carvagna, sperando si catturi, perché non ho modo di colpirlo, anche se è al 28, colpirla, anche se è al 28, però ce l'abbiamo fatta. Pokémon feroce. In caso di invasione del proprio territorio, i Carvagna si lanciano in branco contro gli intrusi annientandoli senza pietà. Preso singolarmente invece, questo Pokémon diventa estremamente timido. Comunque, penso, e sono abbastanza sicuro, che Carvagna si peschi e basta. Comunque, continueremo nel prossimo episodio, ad esempio, a parlare di cast form, perché sto registrando da troppo tempo, non ce la faccio più, ho quasi perso la voce. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.